Buongiorno, buongiorno. Oggi è domenica 6 ottobre, ci troviamo all'interno dell'area della cittadella, esattamente verso il fondo dove esiste una sorta di magazzino in muratura. Siamo entrati e all'interno vi si è presentato uno spettacolo, direi, indecoroso, masserizie, resti di cantieri, amianto, pezzi di legno, scatoloni, cartoni, un insieme e un continuum di cose buttate senza alcun senso, legno, scrivanie, resti di mobili, cartoni, plastiche, tutto quello che rappresenta lo scarto di svuotamenti vari, di cantieri lasciati a metà. La cosa impressionante però di tutto questo è che tutto questo materiale è un materiale altamente infiammabile, lasciato così senza cura, senza nessuna, come dire, cautela, predisposizione. Ecco qui, vedete in fondo questi cumuli verdi, plastica. Dicevo, senza nessuna cura, senza nessuna protezione e soprattutto con una possibilità di accesso e quindi di far provocare anche dolosamente o inavvertitamente qualcosa di grave, tipo un incendio, tipo qualcosa che possa danneggiare gravemente la struttura e il luogo. Io non so, noi non sappiamo chi è responsabile di tutto ciò. Certamente è una vergogna, ed è una vergogna averlo lasciato qui, in una struttura, in un luogo che è tra i più rinomati d'Italia, alla mercé di chiunque e soprattutto come una manifestazione di un degrado ormai è diventato insopportabile. Arrivederci a tutti e buona domenica.